Ancora in aumento i positivi per Covid, incubo a Salerno, ieri stop all'esame di maturità al liceo di Eboli. Dati allarmanti in un giorno, 3.500 positivi in provincia, 458 a Salerno. Positivi il sindaco Napoli, l'assessore Falcone. In regione 18.663 positivi e 5 decessi. Ad Eboli ieri mattina il presidente della commissione era positivo al Covid, pertanto gli esami di Stato sono stati sospesi alla sezione musicale del liceo Perito Levi, Daniele, con alunni e genitori lasciati per ore ad attendere notizie sotto il sole. I genitori hanno ottenuto l'intervento dei carabinieri. Oggi gli esami sono ripresi. Molti cittadini che non comunicano la positività. Intanto l'ASL sta telefonando per la quarta dose, partendo da persone fragili ed anziani. Dal Dipartimento di Prevenzione in via Bursi ad Eboli, diretto dalla dottoressa Anna Maria Nobile, sono in corso le vaccinazioni per le quarte dosi da circa 3 mesi con la chiamata attiva. Sono state somministrate 4.600 quarte dosi su 12.000 in tutta l'ASL Salerno, ma si è solo al 3%, dato che si discosta da quello nazionale che è del 9%. Inoltre stanno rivaccinando a domicilio tutti gli ultraottantenni e i fragili non deambulanti. Comunque è possibile vaccinarsi in via Bursi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Le persone si possono presentare anche spontaneamente. I miei compagni sono presentati davanti a scuola alle 8:30, però gli è stato comunicato la mattina stessa che il presidente non era presente perché appunto era positivo al Covid, però poi non si è saputo più niente, hanno chiesto più volte ai professori informazioni. Però alla fine sono stati dalle 8:30 fino alle 3 praticamente davanti alla scuola senza fare niente. E per tutta quella giornata di ieri non si è saputo niente, poi stamattina siamo venuti qua davanti e abbiamo scoperto che effettivamente il presidente era stato chiamato. Quindi diciamo è stata una cosa molto così, organizzata abbastanza all'ultimo momento. E quindi è stato sostituito poi il presidente di commissione per proseguire con gli esami di Stato. Sì, esattamente. Sapevamo che sarebbero cambiate delle cose, ovviamente la sostituzione del presidente, però è stata più che altro la frustrazione nel sapere che non avremmo fatto l'esame quel giorno, perché uno Dovevi comunque... farlo già ieri? Eh sì, era il primo giorno, dovevamo iniziare noi e ero già partita col pensiero che avrei finito quella giornata, avrei finito gli esami, avrei finito il liceo, infatti sono stata molto male per il fatto che poi non l'ho fatto più l'esame. E questa è stata più la tristezza, la rabbia, perché c'è stata una grande disorganizzazione e si poteva gestire meglio la situazione, però adesso sono partiti di nuovo gli esami, quindi sono tranquilla che lo farò un giorno, quindi sono tranquilla sotto questo punto Dovrei di vista. farlo oggi l'esame? No, lo faccio, siamo stati slittati all'ultimo giorno, quindi l'11 luglio. Ho capito. E quanti siete che praticamente 5. dovete sempre 5? Sì, Cioè quelli che dovevano quelli che essere dovevano esaminati essere, ieri? sì, quelli che dovevano essere esaminati ieri vengono esaminati l'ultimo giorno di esame. Avete timore che possa diffondersi il Covid visto che c'è stato questo caso Vabbè, tra di voi? sicuramente, ma come abbiamo visto le soluzioni ci sono, quindi sotto questo punto di vista non sono preoccupata più di tanto. Sono sicura che in qualche modo si risolve sempre, quindi No. sotto questo punto di vista non siamo molto preoccupati.